Rimane ancora ai vertici assoluti del segmento maxi scooter. Pochi sono riusciti a eguagliarlo nelle prestazioni sportive quanto nella sicurezza. Nessun ritocco della casa in questi 3 anni, perché il livello era già praticamente perfetto agli inizi. Non è tra i più agevoli da gestire da fermo. Questa è forse una delle pochissime pecche, insieme a qualche piccola primizia che avremmo gradito sul cruscotto, dall'impostazione forse un po' troppo automobilistica nell'analogica del tachimetro. Per il resto le doti dinamiche sono da primo della classe, in barba alle dimensioni, in barba purtroppo anche al costo, che non è dei più bassi ma ripaga pienamente. Primo fra tutti l'ABS, come la centralina motore, anche quella dell'ABS di produzione Bosch, made in Berlino, insieme a tutto lo scooter. Regala una confidenza esagerata, forse fin troppo invasivo, fatto per tutelare i novizi del segmento. Se da fermi prima di salire in sella ci si meraviglia per la quantità di dotazioni che la casa tedesca ha incluso in questo scooter, una volta in movimento la dinamica, come dicevamo prima, ripaga pienamente. Spazio per gli arti di tutte le misure, sopra come sotto. Volendo, con gli accessori in dotazione si possono avere il riscaldamento di manopole e sella frazionati secondo i gusti. La protezione aerodinamica regolabile manualmente è buona per qualunque altezza. La velocità a di poco esagerata.